Sarei un po' stufo di fare questo tipo di interventi e questa mattina, e per l'ennesima volta, quel pazzo, perché è una persona assolutamente squilibrata, quel pazzo di Mario Penzo mi ha aggredito per l'ennesima volta davanti a tutti, con testimoni, c'erano persone, con la telecamera accesa e tutto quanto, e sono giorni, mesi, sono mesi che quello continua, ogni volta che può, che mi incontra per strada, e ogni giorno cerca di mettermi addosso e purtroppo ci riesce, tra l'altro sempre vigliaccamente, sempre alle spalle, perché io mi sono fermato un attimo davanti alla chiesa di San Giacomo in bicicletta e improvvisamente, tra l'altro c'era di fronte proprio l'ex assessore ai servizi cimiteriali, Andrea Bagnara, era proprio di fronte a me, quando alle spalle questo qua mi ha aggredito, mi sono trovato per terra, c'ho anche qualche taglietto. Adesso io mi chiedo, l'ho denunciato non so quante volte, mi pare 3 o 4 volte. Adesso farò l'ennesima denuncia con tutti i video. Alcuni di questi vi faccio vedere il comportamento che fa questo tipo. A parte le offese, proprio che non ne finisce più. Io vado a prendere il pane al bigole e quello là a attaccarmi, a offendere, a minacciare, ti taglio la gola, ti taglio la gola. Sono ogni giovedì a fare le riprese al mercato e questo puntualmente ogni giovedì, scusatemi il linguaggio, mi viene a rompere i coglioni e l'ultimo giovedì scorso cercava di buttarmi addosso insomma, del materiale che c'era lì. E cioè, io veramente mi stupisco di una cosa, ma io capisco che è un momento delicato, che voglio dire i tribunali sono intasati di cause, che c'è un sacco di problemi, ma possibile che sto qua continua a fare e tra l'altro non c'è solo la denuncia mia. Può registrare quanto tu mi metterai su casa, mi sa. Qui non ti taggerò le acque che ti resti là. Sotto che ti taggerò E tra l'altro di questa vicenda c'è un altro cialtrone, un certo Manuel Boraccia, che adesso denuncerò anche lui, che questo lo invita ad aggredirmi. E qua ci sono alcuni screenshot, vi faccio vedere, ma è una cosa veramente d'altro mondo. Io capisco, sinceramente, non è che voglio essere simpatico a tutti, non ho, ormai si è capito insomma che come diciamo cerchiamo di operare, ma questa è veramente una cosa d'altro mondo perché prima o poi, questa mattina ho trovato il funzionario della polizia mentre riprendevo l'incontro che ha organizzato il Bibi lì alla Mosella e gli ho detto che è una situazione dell'altro mondo, cioè praticamente qua con questo succederà prima o poi o che mi farà molto male a me o che gli farò io perché mi devo. Adesso ti va a galera! Adesso ti va a galera! Adesso ti va a galera! Oh! Adesso ti va a galera! Oh! Mi fa male! Adesso ti va a galera! Cani sono Impazzo. A un certo punto, possibile che le istituzioni, non mi rivolgo alle forze dell'ordine, ma quelli che leggono che gli arrivano queste denunce, possibile che non fanno niente, possibile che non gli arriva un provvedimento che mi stia distante. È una cosa veramente questo ogni giorno, ogni volta che io sono in piazza, me lo trovo davanti, ogni volta cerca di aggredirmi. E le minacce non sono poche. Tra l'altro, tutta questa cosa è iniziata a suo tempo perché era andato dal sindaco Casson col coltello in tasca perché voleva praticamente il posto di lavoro. E di tutto questo, ve lo ricordo ancora una volta, l'ho già denunciati, sono responsabili i genitori, i due genitori, perché loro dicono che sono io che lo istigo. Io so che non è quello che lo istigo, ma capito? Ecco, tanto per dire, scusate il tono un po', capirete che non sono molto tranquillo. Spero che in seguito a quest'ultima denuncia con tutti i video, voglio vedere se non ci sarà nessun provvedimento a carico di questa persona. Tra l'altro, non ci sono solo le denunce mie, l'hanno già usato già un sacco di gente. È una cosa veramente d'altro mondo, è una cosa d'altro mondo. Speriamo che questa storia finisca.